Tanti mi chiedono, ma io come faccio a correggere il mio viso? Cara amica che mi segui da casa, non preoccuparti, non è un problema, lo risolviamo subito. Gioca tantissimo sui capelli, sul taglio quindi, sul colore soprattutto, perché anche il colore ti può dare tanta luminosità, ma allo stesso tempo puoi giocare a creare delle piccole correzioni, se così si possono chiamare, in modo molto semplice. Puoi utilizzare una bella terra, magari da una nuance non troppo intensa in termini di colore, ma un po' più brillante, un po' più sul color biscotto, ecco, per essere più corretti. E se per esempio hai un viso particolarmente tondo, cerca in verticale di andare a, come dire, scurire queste zone qui, proprio le zone delle guance, così vedrai che avrai un incarnato perfetto, ma soprattutto sarai anche un po' più simpatica. Se invece abbiamo un viso un attimino un po' più triangolare, quindi un ovale a punta, cerchiamo di scurire la zona del mento, perché questo ti permetterà di andare ad armonizzare la zona del mento, ok? Se invece abbiamo un viso troppo lungo e un po' stretto, gioca a dar luminosità sulle guance, magari con un bel fardo luminoso, non a tagliarlo in verticale, ma tiralo verso l'esterno. Questi sono piccoli consigli che vi do, così potete sicuramente riuscire a realizzare il vostro make-up migliore e ad hoc soprattutto per il vostro evento. Parliamo un attimino anche degli occhi. Allora, vi dico velocemente, se abbiamo degli occhi un po' sporgenti, quindi un po' troppo fuori dall'orbita, non è perché siete stanche, ma semplicemente perché è la vostra forma. E allora lavorate su, magari con un kajal nero, così il nero, essendo un colore che va a togliere luce, vi porterà indietro il vostro occhio. Se invece abbiamo una palpebra troppo incava, giocate con dello scuro sulla parte interna, sulla palpebra mobile invece mettete un colore leggermente più chiaro, così da illuminarlo. Diversamente, se avete delle palpebre che vanno a coprire il vostro occhio, giocate con le ciglia finte. Sono la miglior correzione in assoluta, perché vi daranno eleganza, vi daranno volume, ma vi renderanno glamour. Infine, per concludere, parliamo anche della bocca. Una bocca troppo carnosa a volte credo che diventi anche di cattivo gusto e forse anche un po' volgare. E allora, se avete una bocca molto carnosa, cercate di utilizzare dei colori un po' matte, dei colori soprattutto un po' più scuri. Anche un bel mattone sarebbe l'ideale sul vostro viso. Se invece avete delle labbra sottili, a questo punto giocate in questo modo. Prendete una matita, contornate leggermente il vostro contorno, cercando di uscire fuori massimo di un millimetro, e poi su, per non farlo sembrare troppo artefatto, applicate un colore un po' più scuro, sempre matte. Infine, se abbiamo delle labbra veramente piccole, cerchiamo a questo punto di ingrandirle, come usiamo un bel gloss. Bene, dopo aver visto insieme questo meraviglioso trucco, cosa posso fare? Vi do appuntamento alla prossima puntata, quindi non mancate. Un bacione da Claudio, ciao!